soprattutto la politica sul lavoro. Renzi ha speso 24 miliardi di euro di soldi nostri tra Jobs Act, 80 euro, garanzia giovani e l'Italia in stagnazione, lui mente sui posti di lavoro e c'è deflazione, chiudono 300 imprese al giorno, 100.000 giovani scappano dall'Italia, al sud ci sono delle sacche di disoccupazione pari a quelle che ci sono in Grecia, i servizi sociali li ha distrutti, la sanità pubblica è distrutta, ma lui viene finanziato dalle cliniche private, per quello lo fa. Il secondo turno però è tutto sì. Un'altra vita. Assolutamente. Pronto? Ma io sì. Non ho nessun tipo di preferenza. Però se è tutta un'altra partita, ce la dovremo sudare la vittoria, che per noi chiaramente è l'obiettivo. Non era scontato arrivare a queste percentuali, sì, non era scontato questo primo turno, okay, e abbiamo avuto un enorme risultato. Ora vogliamo vincere, però vinceremo soltanto se riusciremo nelle prossime settimane a parlare di soluzioni, di temi, di politiche buone per Roma, per Torino, per delle altre città. Magari non rispondere quando ci getteranno addosso le consuete vagonate di menzogne e fango, li lasceremo al loro fango anche perché non hanno prodotto non risultati le loro menzogne. Lo so, non si è visto. Virginia Raggi è stata infamata. Sì, benissimo, Daniele. Sì. E ha preso 37%. Ricorda che le persone che dicevano o ti candidi tu oppure non avrai risultato, non ci sarà risultato, quando io dicevo guardate che non è così, guardate che il movimento è altro, uno che viene eletto per una cosa la deve portare a compimento. Nessuno mi credeva, no? Alla fine ti candiderai, non mi sono candidato ed ero convinto che avremmo... che i cittadini avrebbero scelto un candidato eccellente, Virginia Raggi è una candidata eccellente e speriamo che sia il futuro sindaco di Roma. Grazie.